solo tu sei il Signore. Buongiorno e buon sabato a tutti quanti. Spero che quest'oggi passeremo un giorno speciale, perché è un giorno veramente dedicato al Signore. Tutti i giorni sono dedicati al Signore, ma oggi abbiamo riposo al nostro corpo e lo dedichiamo al Signore. Gloria al Signore. Sto cori batti vittia, come Gesù, e la salvezza mia sei solo tu. E io come un figlio da rispondio, la pace e la gioia ridasti alla mia vita. Tu sei una cosa rara, a tua bontà infinita. Vincisti tu, diavolo, e la sua grande sfida. Gesù, a te ti damo tutta la nostra vita. La porta a Dio, in chi mi duro spirito, ugori mio, la tua benedizione, mannimi ogni giorno, ecco forza e fediranni e a
aspetto lo ritorno. Gloria a Dio. Alleluia. Santo, 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 santo. Alleluia. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí.
flores, es la de rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb, está brotando agua de vida saludable para ti. La lode va a Dio, Gesù. Miei cari, nella grazia vogliamo chinare il capo e chiudere gli occhi che è possibile e pregare tutti uniti per la gloria del Signore e per il popolo di Dio che possa veramente risvegliarsi dal coma profondo che le religioni, tante altre cose, lo hanno ingolfato. Che possa veramente lodare a Dio e Gesù soltanto e dar gloria perché Dio ha sacrificato il suo figliolo in croce per ognuno di noi. Nessun'altra religione, nessun'altra cosa ha fatto questo. Hanno fatto soltanto di ingolfarci confusione. Diamo gloria a Dio, fratelli e sorelle. Alleluia, gloria a tuo nome. Oh buon Padre Celeste, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare stamattina con un cuore aperto, con un cuore pieno d'amore. Grazie Padre per quello che tu stai facendo nella nostra vita. Grazie ancora per oggi che possiamo veramente infondere nei nostri cuori tanta serenità, tanta tranquillità, tanta felicità, perché tu sei il Dio d'amore. Tu sei l'Alfa, tu sei l'Omega, tu sei tutto, Signore. E stamattina, Signore, veniamo a Te attraverso il Tuo figliolo Gesù Cristo e vogliamo mettere tutto ai piedi del Tuo figliolo per dar gloria a Te, Signore. Alleluia, gloria a Te, Signore. Santo, santo, santo sei. Non c'è Dio come Te, Signore. Alleluia, Signore. Ti preghiamo, Signore, per il Tuo popolo. Per il tuo popolo, per la tua sposa, Signore, per la tua chiesa, Signore, che possa veramente risvegliarsi dal coma profondo dove l'uomo lo ha rigettato. Grazie, Padre, ancora benedici ancora tutti noi, Signore, tutti i nostri familiari, soprattutto, Signore, benedici le nostre famiglie, Signore, da più piccola a più grande, benedici mia moglie, Signore, benedici i miei figli, Signore. Benedici ancora mia nuora, mio genero, mie nipotine, le sorelle, amici e nemici. Signore, fai che ancora i nemici, che se io ne abbia, possono capire quando io li amo. E io li ho perdonati, anche che se abbia sbagliato io loro, perdoniamoci a vicenda. Signore, benedici questa unione, che possiamo veramente essere benedetti da Te. Ti ringrazio Padre, ti ringrazio con tutto il cuore, benedici ancora tutta l'umanità, benedici tutti i popoli, benedici ancora i paesi sottosviluppati, Signore, il terzo mondo. Signore ancora, ancora Padre, benedici ancora i bambini, gli orfani, i senza tetto, chi è in carcere, le vedove, Signore, i divorziati, Signore ancora
benedici ancora tutte le persone che ancora non sanno come cercarti, come rintracciarti, Signore. Fai che un angelo, Signore, possa avvisarlo, Signore, che tu veramente li stai cercando e li attendi con cuore aperto e braccia aperte. Gloria a te, Padre, grazie, Padre. Infonde ancora nei nostri cuori tanta serenità oggi, che possiamo veramente adoperarci per la tua gloria, soltanto per la tua gloria, né guardare né a destra né a sinistra, e che possiamo veramente venire con testa alta verso di te, attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie, Padre, ti ringrazio e ti lodo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a te. Mie care nella grazia, ora stamattina voglio veramente avvisarvi che sono disponibile, chiunque ha bisogno può telefonare. Quel che posso aiutarvi con tanto piacere, perché ho dedicato ormai un impegno in promesse verso Dio e Gesù, che voglio aiutare il suo popolo, che è diventato la mia grande famiglia. È un onore per me, è un onore avere una famiglia così grande in tutto l'universo. Bene, io chiudo il video e vi abbraccio come se fossimo così di presenza, così a braccia aperte in due, e che possiamo veramente sentire il calore interno. Amen. Che Dio ci benedica. Amen.